È un cammino che continua anche nella simpatica euforia di una serata di convivialità. La proposta partita in questo anno 2022 dall'Ufficio per la Pastorale Sociale del Lavoro sta prendendo sempre più corpo. Le diverse realtà lavorative della diocesi hanno avviato un percorso di reciproca conoscenza, di formazione e di condivisione di diverse esperienze, unite dalla condivisione degli stessi valori. Prima del Natale, dirigenti lavoratori, insieme al vescovo Giampio De Vasini e al direttore dell'Ufficio Pastorale, Don Paolo Zanandreis, si sono seduti allo stesso tavolo nei locali messi a disposizione dalla parrocchia di Santo Stefano a Lavagna. Hanno condiviso la cena e anche momenti di gioco e animazione. 120-130 lavoratori tra il gruppo Tassano, il villaggio del ragazzo, la scuola alberghiera e tutti insieme ci siamo messi, abbiamo realizzato questa festa. Da mangiare e da bere erano buoni e abbiamo giocato. Ed è stato bello perché il fatto di essere a tavolo con persone che anche non conoscevi è stato bello per incontrare nuove persone, persone molto simpatiche. È stata una bellissima serata, un'occasione per incontrarsi tra colleghi anche che vivono realtà diverse, all'insegna così del buon cibo, della musica e della spensieratezza prima delle feste di Natale. È stata veramente un'ottima iniziativa. È bellissimo, è stata una serata meravigliosa. Ci siamo trovati anche di diverse persone che non ci conoscevamo e questa è un'esperienza da ripetere. Da continuare allora. Sì, ma io in realtà faccio parte del gruppo che ha organizzato, quindi sono di parte. Viva la musica! Sempre! Come diceva Schopenhauer, è l'arte più sublime a cui l'uomo possa tendere, giusto? E comunque dove c'è musica si crea una comunità e quindi c'è più gioia, festa, è stata una piacevole serata. Bella serata, un bel clima, anche se tante anime, tante realtà hanno saputo mettersi insieme e vivere una bella serata, quindi da ripetere sinceramente.